Gianni Sasso, il maratoneta dell'isola d'Ischia che senza una gamba e con il solo ausilio delle stampelle da anni sta letteralmente strabiliando il mondo con le sue imprese sportive alle maratone internazionali a cui ha partecipato, a 43 anni suonati ha deciso di tentare nuovamente la scalata al record del mondo della categoria che detiene dal 2008, quando a New York percorse i 42 chilometri previsti in 5 ore, 5 minuti e 44 secondi, migliorando di un'ora il record che sino a quel momento apparteneva ad un altro atleta italiano, Fabrizio Macchi. Ma l'anno successivo a Chicago, Sasso riuscì a battere se stesso raggiungendo il traguardo dopo 4 ore e 38 minuti e migliorando così il suo tempo di circa mezz'ora. Ora, a distanza di 4 anni dal suo primo record ottenuto a New York, Gianni ha deciso di tentare una nuova impresa, questa volta in Olanda, ad Amsterdam. Sulle strade dell'isola d'Ischia abbiamo incontrato Gianni Sasso, dove si allena quotidianamente in attesa dell'impegno olandese. Ormai sono quasi, penso, un paio di mesi che abbiamo iniziato la preparazione per cercare di partecipare e di migliorarci del record che abbiamo costituito in Chicago nel 2009, che era di 4 ore e 38 minuti primi. Quest'anno siamo partiti un po' in anticipo, appunto per cercare di trovarci con i tempi giusti al momento della maratona, che sarà il 21 di ottobre, scelta come data e come destinazione Amsterdam, quindi Olanda. Beh, ci siamo messi con proposito quest'anno la collaborazione sicuramente di altre 4 persone che comunque mi stanno dando un aiuto, un supporto tecnico e sportivo non indifferente, anche sotto il profilo degli allenamenti, che mi stanno guidando e cercando appunto di darmi un passo più giusto e molto più veloce per poter arrivare al record che abbiamo sostenuto in Chicago. Questa è l'intenzione di quest'anno, e quindi sicuramente di scendere sotto quei 4 minuti e 38 minuti primi, spero anche di 2 minuti, per poter migliorarmi di nuovo. Ma questo, se sarà e se ci riuscirò, sarà ovviamente dovuto grazie anche comunque alla partecipazione di Pippo Iacone, che comunque ci sta guidando nel modo atletico e sportivo più giusto per poter portarci a questo risultato. Le difficoltà che possiamo incontrare in questa maratona, cioè la maratona di Amsterdam che andremo a partecipare il 21 d'ottobre, sicuramente speriamo che non siano di nuovo quelle meteorologiche che abbiamo incontrato a Berlino. Come ben ci ricordiamo tutti, insomma, era stata una giornata di pioggia dalla mattina e abbiamo avuto le difficoltà non indifferenti tutti quanti, a parte gli altri, insomma, che ci fu un gruppo dell'isola Disca abbastanza sostenuto che ha partecipato alla maratona. Io personalmente ebbe delle difficoltà ovviamente per il fondo stradale che era tutto bagnato. A quell'epoca avevamo anche delle difficoltà sicuramente di allenamento, che comunque gli allenamenti non erano stati possibili e comunque fatti nella maniera più consona, anche dovuta ai postumi di un infortunio, ma sicuramente non erano stati fatti e seguiti come lo stiamo seguendo quest'anno, con l'aiuto appunto di Pippo, di Antonio Russo e del nuovo, insomma, entrato Marco Calise, che sta anche lui quest'anno cercherà un'impresa nel poter partecipare per la prima volta alla maratona, di concluderla ovviamente. Ora, la voglia che c'è non è una voglia di dimostrare, è una voglia di esserci e di probabilmente di poter dire ancora la nostra anche quest'anno. Quest'anno abbiamo scelto come location Amsterdam, anche grazie sicuramente ad una certa disponibilità di ditte che ci accompagneranno in questo progetto. Probabilmente Amsterdam è una maratona più o meno simile a quella di Berlino. Come ripeto, i 42 km, 500 metri, 270 metri che saranno la copertura dell'intera maratona, sono una maratona abbastanza in pianura, quindi dovrebbe essere sulla stessa falsa riga e lo stesso percorso, diciamo, sportivo che ci ha portato sia a Berlino che a Chicago. Questa volta ad accompagnare Gianni Sasso nell'avventura olandese ci saranno alcuni dei suoi amici di sempre. Ci stiamo preparando molto sulla resistenza fisica, rispetto agli altri anni abbiamo cambiato qualcosa, ce la siamo aggiustata un po' come preparazione, stiamo soffrendo molto di più, ma spero che negli ultimi giorni questi sacrifici che stiamo facendo oggi ci daranno degli ottimi frutti. Il nostro intento è quello di migliorarci nel record di Giovanni il più possibile, io spero di riuscirci, sempre infortuni permettendo, però ci stiamo allenando bene, sono molto contento per quello che sta facendo Giovanni, stanno facendo loro, c'è Marco che per la prima volta si sta facendo una maratona
sta rispondendo benissimo. C'è Roberto Manna, un altro amico nostro che verrà insieme a noi, che anche lui per la prima volta si sta affacciando, ha iniziato da poco la preparazione e sta rispondendo bene, e sono molto fiducioso che ci possiamo migliorare. Al di là di tutto, noi già abbiamo vinto, perché partecipare ad una maratona è sempre una cosa straordinaria, non è per tutti, e noi ogni volta che lo facciamo sempre con uno spirito sportivo, goleardico, divertente, e anche sì, per portare in alto il nome di Ischia, perché andare in Olanda con la maglietta Ischia Forio, che per me è il paese più bello che c'è, è un motivo di orgoglio. Tu sei stato già a Chicago con Gianni, ora ci riprovate, con quali obiettivi? Sono stato a Chicago e pure nell'edizione precedente a New York, e quest'anno partecipiamo insieme a Amsterdam. Siamo molto carichi per questa nuova esperienza. Giovanni è il nostro esempio di vita, è una persona che noi ammiriamo sempre, ci dà sempre molta carica, e io credo pienamente che lui possa di nuovo ripetersi a Amsterdam e fare meglio di Chicago. Niente, a me è la prima esperienza che provo a fare la maratona, e il ringraziamento va proprio a loro, Antonio, Giovanni e Pippo, perché grazie a loro le maratone sono diventate in un certo senso tra virgolette famose, perché come si vede ci sono tanti ragazzi giovani che adesso vogliono provare questa esperienza, e questa si può dire che è una cosa bellissima, perché non fa altro che attirare i giovani allo sport, e noi diciamo puntiamo proprio su questo. Gianni, sportivo eccellente ed esemplare, oltre ad essere un maratoneta è anche un grande ciclista, e riesce in sella alla sua bicicletta a percorrere sino a 3 giri consecutivi dell'isola d'Ischia, sfidando insidiosissime e ripide salite. Ma non è tutto. Lo speciale atleta isolano è un ottimo giocatore di calcio e di calcetto, e col solo ausilio delle stampelle riesce a rendersi protagonista di giocate geniali, riuscendo a realizzare cose che molti calciatori non riescono a fare neppure con 2 gambe. Incredibile. Corre, dribbla, crossa, tira al volo, stacca di testa, segna gol spettacolari. E udite udite, riesce persino ad esibirsi in spettacolari rovesciate che lasciano col fiato sospeso e meravigliati gli spettatori che assistono alle sue partite. Da non credere.